Buongiorno mister. Buongiorno. Una partita un po' particolare, una trasferta un po' particolare perché fino a poco tempo fa non ne si sapeva neanche praticamente dove si sarebbe giocato con certezza, anche adesso rimangono delle incognite, un po' troppe incognite alla vigilia del match, anche tenuto conto che i biglietti poi si potranno vendere solo fino alle 19 di questa sera per i tifosi biancorossi, quindi insomma si rischia di non avere neanche tifosi al seguito. Sì, tante incertezze. Comunque non ci hanno distolto da quello che deve essere il nostro compito, il nostro lavoro, la nostra preparazione alla gara, ad un appuntamento, sappiamo, molto importante in chiusura di una settimana particolare, dove ci saranno due componenti e due condizionamenti che sono quelli appunto del campo, probabilmente anche del tempo, perché si prevede molta pioggia. Quindi dovremmo essere bravi a interpretarla in quella che è una terza partita in 7 giorni e appunto da un contesto esterno diverso. Sull'avversario? Un avversario che sta passando un buon momento, al di là dell'ultima sconfitta in casa a Ferrara contro la Spal, ha disputato 3 ottime gare, ha raccolto secondo me meno. È una squadra che nella fase offensiva mostra qualità, una buona organizzazione di gioco, nella fase difensiva ti concede veramente poco perché ti chiude tutti gli spazi dentro ed è pronta a ripartire con velocità, caratterizzata da molti giocatori giovani e che comunque interpretano l'obiettivo, quello della salvezza, con grande solidità, quindi dovremmo essere molto bravi ad affrontarli. Mister, state cominciando a demolire un po' di numeri negativi, no? Il fatto di non aver subito gol. Adesso avete ancora quella casella a 0 punti in trasferta, che è anche quello. Bisognerebbe iniziare, insomma, a fare qualche punto anche lontano da casa. Ci siamo preparati per quello, al di là di quelli che possono essere dei numeri, sappiamo che, ripeto, è una partita fondamentale che arriva in determinate circostanze e dove nella prima ho chiesto ai ragazzi contro l'Ancona di cominciare a essere un gruppo solido, un gruppo insomma, che gioca da squadra. Nella seconda abbiamo aggiunto la partita contro la Lucchese. Anche secondo me una discreta qualità nei tanti periodi di gara. Lunedì mi aspetto un'ulteriore crescita sotto l'aspetto dell'esperienza, una squadra che vuole punti, che vuole fare punti, che comprende la terza gara in una settimana e che andrà lì, insomma, per fare punti. Al di là di qualche ritocco, pensa di aver trovato un po' l'undici ideale. Beh, anche in questo senso credo che sia una partita condizionata, perché la terza e farò ulteriori valutazioni per domani in virtù di chi ha giocato 180 minuti, comunque ci sono situazioni ancora da recuperare al meglio, servirà un po' di freschezza, la partita si giocherà sulla durata, quindi anche qualche alternativa in corso d'opera potrà essere determinante. Sicuramente aiuta a vincere, no? Quindi sicuro essersi tolto di dosso un po' questo peso, co come vi ha permesso poi anche di lavorare in questi giorni, anche se è passato poco tempo. Ma sicuramente con entusiasmo, con pianto autostima e consapevolezza. Però ripeto, mi riallaccio sempre allo stesso discorso. Noi dobbiamo chiudere un miniciclo di 3 partite che sicuramente saranno condizionate, per poi avere la possibilità di lavorare una settimana a regime. Quindi dovremmo mettere in campo anche cose diverse, perché ci saranno fattori come la terza partita in una settimana, ci saranno situazioni di giocatori che si dovranno alternare. Quindi mi auguro che in tal senso, ripeto, mostriamo esperienza, consapevolezza di una tappa importante per poi avere la possibilità di ripartire in una settimana tipo e mettere dentro ancora più crescita. Detto che la partita è molto, molto a rischio in questo momento, però questo non toglie che è uno scontro diretto a tutti gli effetti, quindi una partita sicuramente da non sbagliare, già in termini di approccio e quant'altro. Condivido.
Vedo, il focus è soprattutto su quello, perché anche questa è stata caratterizzata da pochi giorni di lavoro. Ci siamo concentrati nel recuperare, ci siamo concentrati su alcune situazioni che, considerando l'avversario, considerando la proposta, dovremmo avere l'abilità di cambiare in pochissimi giorni, ma rimanendo sul focus dello scontro diretto e dei punti da conquistare. Mancano sempre più o meno gli stessi infortunati. Marchesi non disponibile, Del Caro ha disputato un primo allenamento ieri a pieno regime con la squadra, ma chiaramente non sarà a disposizione, quindi mi auguro che la settimana prossima riuscirà a dare continuità, è quasi pronto. E ho recuperato Cernivoi a pieno regime e non ci sono altre situazioni. Pietrangeli è uno di quelli che è appena rientrato e ha giocato le ultime due partite da titolare. E se, come sta? E se, insomma, le tre partite in una settimana, da questo punto di vista, per lui possono pesare più che per altri? No, ha recuperato, è uno di quei giocatori che ha recuperato, uno di quei giocatori che ha dato disponibilità, però come Pietrangeli, Langella, Mega, ce ne sono altri che ne hanno disputate due in pochissimi giorni, quindi proprio in virtù di questo mi aspetto il contributo e il coinvolgimento di tutti. Però forse in mezzo al campo non ha tantissime alternative, pensando a qualche cambio. Beh, il discorso del centrocampo in questo momento è, a parte Langella, Mega, lo stesso Lombardi ha disputato 2 giorni di precauzione per il problema alla testa, ma ha recuperato e anche lui oggi ha preso parte alla partita. E poi comunque Rosini e Leoncini secondo me possono far parte della gara dall'inizio piuttosto che a partita in corso, perché sono due ragazzi che in questo momento stanno mostrando delle qualità e quindi posso contare anche su di loro. Su una domanda mi hai preceduto, infatti ti volevo chiedere proprio questo, se Leoncini e Rosini li vedevi pronti per una partita titolare, ma mi hai risposto. Ecco, una cosa che invece ti volevo chiedere sui terzini, se proseguirai un po' su questa strada con Tofanari a piede invertito e Lepri che comunque non è propriamente terzino, o loro potrebbero entrare in questa ottica, diciamo, di turnover anche. Sto valutando entrambe le cose perché, come ho detto, dopo la partita contro la Lucchese non lascio indietro nessuno. I Semeraro, gli Acampa non sono fuori dai discorsi. Io sto solo valutando nella chiusura di questa terza gara, che poi ci permetterà di resettare un po' tutto, un periodo, passatemi il termine, un po' estenuante, quello che è stato il cambio di allenatore, le 3 partite, insomma, una classifica particolare, una pressione particolare. Quindi non esclude, sto valutando anche un discorso di alternative più specifiche nei ruoli.